Sentiamo anche un altro dei protagonisti che è qui questa sera, anzi due dei protagonisti, Mauro Gibellini ed Enrico Todesco. Eccoli qua, grandi protagonisti di questo Como. Queste sono le foto di qualche anno fa. Vabbè, in effetti, ridi Mauro. Un po' di differenza c'è, Non mi sono soffermato sulla tua, l'ho fatta così veloce. Dai, ma al di là di tutto, che bello è questa sera? No, è una cosa, sinceramente me la sono domandata per 30 anni come mai nessuno pensasse a mettere insieme quella squadra che vinse in maniera così bella quel campionato, e penso che per Como insomma fosse una squadra di assoluto valore. E poi tra le altre cose eravamo amici, ci siamo trovati bene insieme, per cui anche a distanza di tanto tempo ci vediamo volentierissimamente. Anche Nicoletti ha detto eravamo un gruppo di amici, di veri amici, l'ha detto prima, quindi è vero Mauro? Cioè, no, è vero. Cioè uno dei segreti... Devo dire anche una cosa, guidati da un grande uomo. Ecco, bravo, bravo. Perché Tarcisio Burnic per me è una persona di assoluto valore morale, e in tanti anni di calcio non ho più trovato una persona così integra come uomo e come veramente come moralità. Beh, bella questa tua testimonianza, bella. Enrico, sentiamo anche te, cosa ne pensi allora di quel Como? E questo... aggancio subito al bomber e dico che eravamo guidati anche dalla grande società, anche perché vero. A quel tempo il calcio Como era il calcio Como, quindi appartenere, il senso di appartenenza dei ragazzi, di tutto il settore giovanile che poi di volta in volta venivano promossi in prima squadra era grandissimo. E quell'anno lì, con qualche innesto di esperienza, il giro, che però fu determinante. È stato determinante. Io poche cose mi ricordo perché sono un po' andato con la testa, ma il Gibo è stato veramente determinante quell'anno lì, con i suoi gol e il suo stare insieme e farci capire cosa voleva dire essere professionisti. Insomma, bella questa cosa, Gibo? Bella, dico. Avevo solo purtroppo qualche anno in più e quindi ero in grado di dire a loro qualche, di evitare qualche stupidaggine che avevo già commesso io, ecco, questo sì. Non ne sono particolarmente fiero. Senti, di avere qualche anno in più, però. Com'era come compagno Todesco? Beh, come ragazzo spettacolare. Come giocatore aveva una dote che io purtroppo non ho mai avuto, la velocità, e la sapeva sfruttare al meglio. Poi avendo alle spalle nostre gente come Matteoli, come Fusi, come Sclosa, come Centi, che sapevano mettere le palle, bastava muoversi bene e la palla arrivava. Allora Enrico, chiudiamo con te, quanto è bello questa sera ritrovarti con i tuoi ex compagni questa serata qui al Continental, dove tra l'altro preparavate le partite, giusto? Era... Sì, infatti pare che ci sia anche lo stesso menù, che non va bene perché la bresaola è riso, questo non lo so, no pare che ci sia quello, okay, cioè, okay. Non va bene, l'unica cosa che non va bene, poi per il resto tutto bene, il resto tutto bene, siamo contentissimi e speriamo che ce ne siano un po' in futuro, di non aspettare altri 30 anni, perché sennò con l'età qua rischiamo di brutto. Grazie Enrico, in bocca al lupo, ciao Gibo, grazie.